Una buona giornata e ben ritrovati da Speciale News Web 24. In apertura, gli esteri in Libia sono 18.000 gli sfollati e il rischio di crisi umanitaria è concreto. Lo ha detto il Premier Conte in una informativa al Senato, mettendo in evidenza che su possibili arrivi dalle zone di guerra non emerge allo stato un quadro di imminente pericolo. Nonostante questo, però, il Premier italiano ha detto che tutto questo complesso quadro di sicurezza deve essere mantenuta alta la tensione anche attraverso la diplomazia ed i servizi di intelligence. È però evidente che siamo in una situazione di fragilità e non c'è tempo da perdere. Il protrarsi del conflitto potrebbe degenerare in una vera e propria guerra civile. E polemica tra INPS ed utenti dopo che ieri ci sono state una serie di polemiche nei confronti dello stesso Istituto Nazionale di Previdenza Sociale che sulla pagina Facebook ha mandato a quel paese in maniera non proprio elegante alcuni utenti che avevano chiesto informazioni sul reddito di cittadinanza. In serata il presidente ha diffuso una nota dicendo che l'istituto si scusa per alcuni toni utilizzati per la gestione della pagina social e che non rispecchiano i valori e la missione dell'istituto. Molti commenti sono sugli importi considerati troppo bassi e tra l'altro le risposte piccate sono anche diventate virali. Venerdì Santo per quanto riguarda la settimana santa in Italia, ma soprattutto anche in provincia di Foggia, nel capoluogo dauno. Questa sera ci sarà la Via Crucis e sarà messa in evidenza dalle meditazioni scritte dall'arcivescovo di Foggia, Monsignor Felvi, che dice anche: nessuno può definirsi arrivato nella fede, una verità a questa che vivo con timorosa consapevolezza. Anche il dolore può diventare cattedra di speranza che rinnova la potenza dell'amore in ogni situazione della vita, della storia del mondo, togliendo malessere e malevolenza. Presidente Casoria, oggi è una giornata importante per i Monti Dauni. Certamente sì, è una giornata importante perché l'istituto della scuola dei Monti Dauni oggi, voglio dire, acquista una concretezza e fa capire a tutti che cosa fatta. Cioè, nascerà la scuola dei Monti Dauni, un progetto fortemente identitario, fortemente voluto. Ci lavoriamo da 5 anni, ci lavoriamo. Oggi questo progetto, con la presenza del dirigente scolastico regionale, ha una testimonianza talmente importante che fuga laddove c'erano dei dubbi sul fatto che la scuola dei Monti Dauni c'è, esiste e che si va avanti. Sì, finalmente dopo 5 anni siamo riusciti a far partire questo nostro progetto. Con l'istituzione di questa scuola io ritengo che il territorio ha una grande opportunità. Dobbiamo essere bravi tutti quanti gli attori, a partire dai genitori, dagli alunni, dagli addetti ai lavori, a sviluppare nel miglior modo possibile questa nuova scuola. Che poi nuova non è perché va a raggruppare quelle che erano già istituti presenti sul territorio, ma ha una sede nuova, autonoma, e avrà i fondi necessari per poter implementare sia nuovi laboratori e sia incentivi agli insegnanti che vogliono venire su questo territorio a dare il loro insegnamento. La pagina sportiva, l'Europa League, il Napoli non ce l'ha fatta. Gli azzurri di Carlo Ancelotti sono stati battuti con il punteggio di 1-0 nella gara di ritorno dei quarti di finale giocata ieri al San Paolo. Così esce anche l'ultima squadra italiana in Europa dopo la clamorosa eliminazione della Juventus dalla Champions League ad opera dell'Ajax in rimonta 2-1. Questi gli altri verdetti delle gare di ieri: Valencia batte Villarreal 2-0, Eintracht batte Benfica 2-0 e poi Chelsea batte Slavia Praga 4-3. Le semifinali saranno esattamente queste, si svolgeranno tra il 2 ed il 9 maggio. Arsenal-Valencia, Eintracht-Chelsea e poi ovviamente le sfide di ritorno a campi invertiti. È tutto per questa edizione del mattino di Speciale News Web 24, grazie per averci seguito, prossimo appuntamento con la nostra informazione, questa sera alle 19. Buon inizio di mattinata, a più tardi.